con Stefano Callegari, la serata di Italia Squisita. Quanto è bello tornare in presenza in un evento con così tante persone che fanno beneficenza e con tanto buon cibo. È bellissimo perché ci è mancato tanto. E noi cuciniamo per le persone, quindi averle davanti a noi, accanto a noi, è giusto così. Ecco, siamo qua con tanti tuoi colleghi, questo periodo ce lo stiamo lasciando un pochino alle spalle perché le misure sono state un po', si sono un po' allentate, marzo dicono tutti che è stato un mese un po' di ripartenza, tu dall'alto dei tuoi tanti locali, delle tue tante attività che hai, come lo vedi e come sta andando? Sì, un po' timidamente, però la ripartenza c'è stata, poi anche un po' purtroppo il problema guerra ha un po' spaventato tutti, però è evidente che c'è una voglia di tornare un po' alla vita. Qual è il piatto che hai deciso di portare qui stasera per gli ospiti? Murge inverse, praticamente una crema di cicoria ripassata con sopra una polpettina di fave. Inverse perché nelle murce si usa fare crema di fave e cicoria sopra, io ho fatto il contrario. Una mia curiosità, dato che tu sei imprenditore a tutto tondo, sappiamo che hai anche diverse attività a Milano, ecco, come va la cucina romana? Piace ai milanesi, cioè al nord, le cose romane piacciono, il trapizzino abbiamo visto grande successo e tutto, ma piace? Sì, sì, la cucina romana è quasi, siamo quasi etnici, noi romani sul nord, perché sai questa matriciana, questa carbonara, queste cose, vengono viste quasi come un piatto esotico e questo è molto bello perché noi abbiamo una forte identità e questo è riconosciuto e fa mette allegria ed è, piace molto al nord la nostra cucina. L'ultima invece sul settore pizza, questo rispetto alla ristorazione magari è quello che ha sofferto forse un pochino di meno anche per il delivery, per il fatto di poter fare il domicilio, che stagione ti aspetti per il mondo della pizza italiana? Ma sempre più florida perché è qualche anno, almeno un paio di lustri che la pizza è diventata una cosa molto nominata, molto mangiata, se ne parla molto e questo ha proprio accresciuto la fruizione di questo piatto e quindi penso che la stagione sarà ancora più brillante. Grazie mille. A voi. Ciao.